Poi neanche sono... Vai, iniziamo. Ok. Allora, cosa è successo là fuori, tenente? Non ti ho mai vista così sconcertata. Ha ucciso Griffin. Oh my god. Chi? Alma. Punto. Sicura? Non sono più sicura di nulla ormai. E la mano nei capelli. Sinceramente non me ne intendo. Ho fatto di signorine morte e per giunta incavolate. Ora pensiamo a trovare Pugno di Serpente. Oh my god. Ok, che cazzo è successo? Facciamo sicuramente prima se ci dividiamo. Keegan, come va la ferita? Sei sicuro di farcela? Non c'è niente che non possa fare. Vai per l'ustazione, non incappare in sparatorie e Beckett, vieni con me. Sì, tanto comunque ci divideremo, non vi preoccupate. Keegan, tu scendi qui, amico, vai. Go, 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 vai, 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 vai. E perché non riesco a vedere fuori? Uffa. Solo per Nessun l'ustrazione. problema, tenente. In fondo sono buono. Ok, di nuovo le convulsioni. Eccoli tutti morti. Alma seminuda. E adesso tutti vivi. Che gioia. Ok, Beckett, andiamo a cercare Pugno di Serpente. Perché nel pullman non parlano? Intervallo 5. Provocazione. Oddio, la scuola elementare. Che figata. Andiamo sempre meglio, vedo. Perché si aggira vicino a una scuola elementare? Chissà, allora entriamo. Keegan, riferisci. Per ora non c'è nulla da riferire, a parte il mio ennesimo mal di testa. Palmare aggiornato, trova Pugno di Serpente. Ok. Qui che cosa c'è? Fucile d'assalto, bombe. Entriamo dentro la scuola e facciamo un casino della Madonna. Apri. Qui tutto chiuso, ovviamente. Quindi da che lato bisogna entrare? Chissà, si scavalca o cosa? No. Vediamo un pochino. Ah, ecco. Apri. Oh, per te. Keegan, Oh, stiamo per entrare nella scuola. Ricevuto, tenente. Mi sto avvicinando. Bene, occhi aperti. ok, siamo entrati nella scuola, però io non voglio essere da solo. Scendi, Troia. Stokes, scendi. Oddio, sono delle mani. Oddio, no. Ok, la luce. Cocesini, coccinelle. Forse c'è qualche tabellina. Prendi sto coso, vedi. Richiesta incontro. Bloccato. Ah, ecco qui dobbiamo andare. Solleviamolo. Tieni premuto, solleva. Che forza bruta. 29 colpi su 405. La comunicazione fa le bizze. Non fa niente, tutto a posto. Eccoli. Devo ancora capire questi chi cazzo sono. Fatto sta che io comunque mi sto cagando in mano perché ho paura. Questi mocci non mi piacciono, questi qua bianchi, gialli. Keegan che viene di qua. Difficile dire se i danni sono stati causati dall'esplosione o da una sparatoria, o entrambe. Mi sa che entrambe. O forse dall'esplosione, o non lo so. Ok, questa qui. Armacap, siamo sulla pista giusta. Tutti morti, tutti morti. No. Si deve andare di qua, sì. Oddio, oddio. Che è sta luce rossa? Oh. Mamma che palle, che paura. Ah, ti sei cacata? Si è cacato Stokes, si è cacato Stokes. Mi piace giocare in cooperativa. Ok, un altro fucile d'assalto. Guarda dove vai, dai. Stai zitta puttana che mi fai solamente. Ma che cazzo? Oddio. Sì, ma non spingere però, perché mi manda avanti a me. O c'è acqua, boh. Che cazzo?
Ma dai, no. Vaffanculo, va. Beckett, mi senti? Non ho idea di cosa sia appena successo. Ma che... Per un attimo ho perso i sensi. Quando ho guardato in su non c'eri più. Giuro che un minuto fa qui c'era una porta. Tornerò indietro e cercherò un modo per passare. Lo sapevo che ci divideva questa puttana. Io lo sapevo. Adesso mi ritrovo da solo qua. Porca miseria. Ecco. Da qua non scende nessuno. Questa qui è l'aula di musica. Ah. Qua c'è qualcosa, no? Apriti. Madonna, non c'è cosa più inquietante di una scuola. Ok, credo sia uno cattivo. E infatti è così. Stavo dicendo, non c'è cosa più inquietante di una scuola disabitata. Oltre a un ospedale. Ah, questo qui deve essere uno di quelli là cattivi ma pesanti. Com'è? Non muore. Stai fermo. Sì, ma stai calmo però, eh. Ah, già è morto. È stato rapido questo. Meglio così, meglio. Ok, qui ci sono delle munizioni. No, la pistola non la voglio. Vediamo. Ok, uno scudo. Delle armi tipo mitra. Vediamo quanto mitra abbiamo. 246. Cosa c'è che sia? Un altro mitra. Anche un bellissimo kit medico. E adesso siamo chiusi praticamente. O no? E voilà, invece no, perché dobbiamo alzare questo. Ancora non ho trovato nessun gioco da poter fare. Oddio, oddio, che cazzo. Ma va, va. Abbassiamoci e andiamo quatti quatti. Però tutto sto buio non fa per me. Dov'è un tank? Eccolo, che correva. Oddio, che è successo? Andate a fanculo. Oh, oh, vai piano. Oh. Ma che stai pazziando? Ma qua voi siete tutti pazzi comunque. Sei un cazzo. Oddio. Chi è che mi ha colpito? Pazzi! Siete tutti pazzi! Non ho neanche la cosa, ottimo! Perché più mi avvicino e più si spegne la luce? Non ho la torcia! Ah! Merda! Chi cazzo è? Oddio, eccolo! Oddio, una fonda. Ah sì, adesso me la trovo davanti ad Alma. Oddio no, ma io basta, basta, vi prego, basta. Non ce la faccio più.
Non ce la faccio più. Non ce la faccio, vi prego, basta. Perché mi dovete far soffrire così? Oddio, forse si è stabilizzato, ti prego. Oddio, maiuscolo, maiuscolo, muoviti. Vai via, puttana! Oddio, che sei? Oddio, come sei? Oddio. Vi prego, no, non mi uccidere. Io ti amo, Alma. Oddio. Porca miseria, sei buona però. Hai delle labbra proprio da BJ. Sono vivo, sono salvo e non mi hanno tolto neanche un kit. Sto godendo. Certo che però Alma è proprio buona se la vedi da un certo punto di vista. Qui c'è anche un kit con Z, no, quindi non posso prenderlo. E infatti. Ok, l'aria aperta, questo dovrebbe essere tipo un cortile. Boom! Un aereo militare. Chi è che mi spara? Eccolo. Non mi prenderete mai vivo. Se non mi prenderà Alma, non mi prenderete neanche. Oh, cazzo. Non mi prenderete neanche voi. Stai giù. Allora. Allora, vediamo cosa c'è qui. Fucile d'assalto. Io direi quasi di cambiare il... Sì, teniamoci questo e buttiamo il cecchino con la doppietta, dai. Quindi, prendiamoci tutte le munizioni possibili e immaginabili. E... Credo... Chiudi la tubatura del gas danneggiata. Ah, lì su. No, oh. E come ci arrivo lassù però? Mi sa che devo... Sì, devo uscire per forza. Ho visto un elicottero cadere. Di chi era? Non so, ma non credo fosse amichevole. Ti pareva? Ok, si è andato a fare in culo. Vediamo dove si va. Devo salire. Ah, ecco qua. Credo sì. E infatti è così. Bisogna salire di qui. Quindi si sale e si... Ho incontrato un sacco di imbecilli di Armacam nell'edificio dell'amministrazione. Ho bisogno d'aiuto. Un momento, sto arrivando. Raggiungiti con il primo tenente Stokes e il primo sergente Griffin nei pressi. Però mi dovete far leggere. Nei pressi dell'edificio dell'amministrazione. Ma non dovevo prima togliere le tubature, no? Ma. Mamma e papà. Qui anche chiuso. Bloccato. Quindi dobbiamo andare per forza sopra. Eccolo. Come è saltato bello. Strano ma bello. Fucile di precisione. Forse non avete capito che con Beckett non si scherza.
Neanche quasi, va, che palle, mamma. Ci fosse una via di fuga, oh. Eccola. Boom, boom, boom. È una figata sto coso, comunque, che può bloccare il tempo. Cioè, bloccare no, però, mandi indietro. Cioè, lo fai andare veramente così. E allora, vediamo cosa abbiamo mancato. Niente. Singhiozzo. Salvataggio, quindi di qua. Uffuffuffu. Eccola qua la tubatura, vedi? Tieni premuto. Pim, 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 pim. Chiudi la tubatura del gas danneggiato. Quindi ora dovrei riuscire ad andare di qua. Ah sì, vedi, devo uscire fuori. Eccolo. L'aereo distrutto. Che cazzo è stato? Oddio, le palle del coso qua. Cioè, mi sono fatto quasi ammazzare. Oddio, dalle palle del sto cazzo di merda. Ma vaffanculo, vai. Eccoli, Keegan. Grazie per esserti unito a noi. Prego. Perché? Ecco, ora muoio. Che succede? Ancora qua. Ah, di nuovo. Che succede? Ah. Grido di dolore. Uffa, già finito allora. Premio sbloccato, completa scuola elementare. Le squadre Arma Gamma per le operazioni segrete si scontrano con le forze dei replicanti che penetrano nell'edificio da un luogo non identificato. Alma ti ha attaccato ancora una volta, ma sei riuscita a scacciarla. Sei in collegamento con il luogotenente Stokes e il sergente Keegan nei pressi dell'edificio dell'amministrazione, ma un altro orribile mal di testa ti ha fatto perdere i sensi. Ma quando mai?